È il momento della vendetta, ragazzi, verso Dante Moro, verso tutti quanti. Non abbiamo vinto ai giochi, ma la maschera sarà nostra lo stesso. Mi spiace, Ezio. Non sapevamo che Silvio avrebbe barato. Avreste dovuto. Sorella, ci hai detto di farti sapere se vedevamo quel bastardo che ha rubato la maschera d'oro. Sta andando al ricevimento del doge. Vado io. Posso raggiungerlo prima che arrivi e riprendermi la maschera. E come? Uccidendo quel povero idiota? Certo. Lo sai cosa c'è in gioco? No. Se lo uccidi annulleranno il ricevimento. E Marco si rintanerà di nuovo a palazzo. Avremo perso tempo un'altra volta. Ruba la maschera, invece. Senza strepiti. Fatti aiutare. Le mie ragazze sono già appostate lungo il percorso. Possono distrarlo mentre gli sottrai la maschera. Vedete le puttane che servono nella vita? Esplosioni! Col punto esclamativo. Ah! Ma che diavolo? Chi mi dà il birichino? Troviamo Dante, va. Sì, vabbè, quest'ultimo salto che ha fatto era tipo... sfidava ogni legge della fisica. Rubiamogli la maschera d'oro. Ok, perde un po' di vita. Sarà divertente. Arriva un... Ma togli dal cazzo te. Morirò di solitudine se nessuno accorre a salvarmi. Un grosso mone con delle grosse manone. Che deve fare un fanciullo circondata da così tanti belli omaccioni? Un manigoldo mi ha strappato il vestito. Vedete? Vino e carezze. Senti, grazie le nostre mercanzie. Una canzone? A posto. Cucù, la maschera d'oro non c'è più. Spiace. Spiace malissimo. Ecco qua che ci introduciamo alla festa. Minchia quanto è bella, la voglio anch'io. Buonasera, signore. Buonasera. Ce l'hai fatta. Marco è su una barca appena al largo. A momenti terrà un discorso. Nell'attesa sfrutta le mie ragazze. Muoviti insieme a loro per non farti notare. D'accordo. Allora, non faccio da un botto una missione così. Ok, posso sfruttare anche le altre persone, il che non è male. Perfetto. Trovatelo! No. Ma che mantello bizzarro, potrebbe essere un mantello bizzarro. Qua. Aspetta. Ok.
Dopo di te, bello. Che muscoli! Ora. Dovete esservi ben. Sarà un'ora indimenticata. Pensate con me voi. No, 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 no. Perfetto. Lì per lì pensavo di essere desincronizzato, invece no. Ecco. Andava solo aspettato. Il venerabile Doge di Venezia. Venerabile. Benvenuti, amici miei, al più straordinario evento mondano dell'anno. In pace o in guerra, in abbondanza o in carestia. Viva la figa! Venezia del suo carnevale! E poi non aggiungo altro. Lascerà la barca. E lo sconsiglio. Ti scoprirebbero subito. Come possiamo aiutare? Aspetta. Stanotte celebriamo ciò che ci rende grandi. Sono vostri. Divertiti. E le nostre luci illuminino il mondo intero. Via. Boom. Così. Sangue freddo. Me la sa per far fallire. Ma ce l'ho fatta. No. È troppo presto. Non sono pronto. Hai scelto di essere un templare, ma non so cazzi tuoi. Che la morte non sia crudele. Requiescati in pace. E con i fuochi artificio ci dileguiamo dalla festa. Tanto tu. No, niente. Non fatevi ingannare dalle notizie. Bizzarro modo di andare in giro. Su, voglio parlare. Ora. Vabbè, adesso tipo sarà un suicidio arrivare fino in fondo, perché ogni 3x2 ci individueranno, però noi lo prenderemo. Saremo freddi. No, non mi leverò di voi, no, tranquillo. Tranquillo, pacifico, plasato, sicuro. Dov'è il tizio da uccidere? No, perché se è qui io me ne approfitto. E faccio così. Bomba. Suca. Ho delle pregevoli tavole dei Bellini, di cui alcune del maestro Giovanni Profumo. Devo ripristinare la mia salute, anche urgentemente. E devo anche andare a Monteriggioni, tra le altre cose. Comunque credo che siano 3 le sequenze a Venezia, credo, Poi ci sia quella di Forlì, quella di Firenze, che è molto lunga l'ultima sequenza a Firenze. Sono 12-13 ricordi. E poi dopo si va verso il finale. Ovviamente ricordo che ci sono ancora i contratti di assassinio di Venezia da fare. Ci sono anche i pestaggi, le corse e le consegne. E un rifugio temporale. Sono quelle cose che mancano di secondario, per fortuna ancora qua. Le cose secondarie sono poche. E siamo arrivati in fondo. Ottimo lavoro. Che spettacolo. Che spettacolo. Un vero eroe. Devi essere esausto. Vieni, riposati. Riposati da solo o con loro? Salvatore di Venezia. Che cosa posso dire? È il Ciro di Firenze.
Matutaccio. Ora vediamo il mosaico ricomporsi. Su, adesso basta. È stato un lavoro faticoso e ora il tuo corpo stanco ha bisogno di conforto, lo sento. Sorella, dove guardi? Soffro tanto da aver bisogno di un conforto davvero molto generoso. Beh, dove tocchi, Ezio? Ragazze? E ragazzi, la sequenza 9 se ne va così.